Cari amici ascoltatori, ci troviamo questa mattina a Corio Canavese per la manifestazione Camminando e Degustando in Valmalone, una delle manifestazioni più riuscite nel territorio di Corio, e abbiamo con noi Silvio Zuin, responsabile di questa manifestazione. Silvio, come è nata l'idea di questa manifestazione? L'idea di questa manifestazione è nata in questo settimane, perché dato che noi stiamo facendo da anni la camminata ad agosto, abbiamo pensato di farne anche una a giugno, dato che quelle di agosto sono sempre andate molto bene durante i festeggiamenti di San Lorenzo. Abbiamo pensato di farne anche una per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, che noi celebriamo tutti gli anni a ritornato. Quante presenze avete contato in questa mattinata? Abbiamo circa 120 persone suddivisi in tre gruppi di 40 cada uno, per far sì che nei posti di ristoro non ci sia troppo intasamento, così loro camminano tranquilli e quando arrivano alle 5 tappe dove si mangia hanno a disposizione tutto il tempo che desiderano. Una volta arrivati a ritornato, poi avranno un rientro qui a Corio? Sì, la camminata è prevista sia come partenza che come arrivo da Corio, quindi una volta terminata il giro, che comprende appunto Piano Audi e ritornato, ritorneranno poi tutti qui a Corio, dove ci sarà l'ultima tappa con la frutta col vino, i dolci, il caffè e tutte le altre prelibatezze che abbiamo preparato.